un'impresa che all'inizio sembrava quasi impossibile, mettere intorno al tavolo 8 associazioni, espressione dei tanti fronti che animano la comunicazione digitale, col grande assente costituito dagli Over the Top, che però non essendo un'associazione non possono sedere al tavolo, ma possono comunque interloquire. Il libro bianco sulla comunicazione digitale detta delle regole, dei consigli, perché lo sviluppo dell'ambiente digitale come luogo dove poter comunicare avvenga nel modo più corretto e trasparente possibile. Proprio la trasparenza è la parola che questa mattina è ricorsa con più frequenza. Sì, trasparenza e responsabilità, direi. Trasparenza perché è un mondo ancora nuovo che ha bisogno di darsi dei percorsi che siano un pochino più chiari, meno opachi, che ha bisogno di approfondire la conoscenza al suo interno di come funzionano i meccanismi, e quindi io non parlerei di regole ma parlerei di indicazione di comportamenti. Responsabilità perché è un mondo in cui tutti dobbiamo fare lo sforzo di essere appunto responsabili in quello che facciamo, perché sappiamo che è un mondo che è anche frequentato in maniera ambigua, a volte pericolosa, quindi la trasparenza sull'informazione, la correttezza dell'informazione, il fatto di non finire con la pubblicità su siti che siano né volgari né addirittura magari per dire terroristici, e quindi insomma è un mondo che ha bisogno di essere compreso meglio. Poi temi come la viewability, il blocking, le leggi sui cookie, insomma c'è tanta carne al fuoco, e questo è un punto di partenza o un punto d'arrivo? Va bene, chiaramente un punto di partenza, anche perché io penso che il mondo digitale si svilupperà ancora enormemente e invaderà proprio la nostra vita quotidiana molto di più di quello che sta facendo oggi. Quindi questo è un tavolo permanente, questo è un inizio, però è un inizio a cui noi abbiamo voluto dare anche una forma fisica concreta a disposizione di tutta la industry, e io penso che sia un buon inizio, come sottolineava lei, anche per il fatto che partecipano tutte le associazioni che lavorano nel mondo della comunicazione, il che vuol dire che c'è una comunanza di intenti in un senso costruttivo. Programmatica, questo è un ambito nuovo, una nuova modalità di pianificazione d'acquisto dove c'è molta confusione, dove la trasparenza forse non è ancora la parola più ricorrente. Beh, programmatica nessuno sa bene esattamente come funzioni, adesso col libro bianco lo si sa meglio, abbiamo analizzato tutti i flussi nella convinzione che conoscere vuol dire capire, vuol dire poi operare meglio e con più efficacia, è un primo passo. Senta, la settimana prossima c'è l'assemblea, siamo tutti curiosi, ci dia un'indicazione almeno sull'andamento del mercato. No, non posso assolutamente, perché stiamo facendo una survey interna e vogliamo dare delle indicazioni che non sono dei sentiment, ma sono delle indicazioni precise. Come lei sa bene, di solito noi ci prendiamo abbastanza al decimale. Certo. Io voglio fare una previsione che sia altrettanto precisa come abbiamo fatto l'anno scorso. Ci regali un sentiment, possiamo andare in vacanza sereni oppure dobbiamo prepararci un autunno? Penso di sì. Allora, in attesa di conoscere quale sarà l'orientamento del mercato la prossima settimana, a Lupa per ADV Express TV, Salvatore Segone.